Ciao, buonasera a tutti e ben arrivati. Innanzitutto, grazie di aver registrato il nostro webinar in italiano intitolato Creazioni di personaggi manga in Clip Studio Paint con Federica Di Meo. Sono qua. Ciao Federica, benvenuta. Prima di cominciare, vorrei condividere con voi qualche istruzione riguardo a questo webinar. Questo webinar avrà durazione di circa un'ora e tutti voi sarete muti. La sezione domande e risposte alla fine sarà riservata agli ultimi 15 minuti del webinar e voi potete porre domande in tempo reale nella casella delle domande sulla piattaforma GoToWebinar. E ovviamente per motivi di tempo non sarà possibile rispondere a tutte le domande, ma faremo del nostro meglio. Il webinar sarà registrato e questa registrazione verrà pubblicata nei social media e inviata a tutti gli iscritti e partecipanti per email. I moderatori del webinar sono Mario Quiñones, Robson Ribeiro e Federica Di Meo. A chi si collega per la prima volta o chi ancora non conosce Clip Studio Paint è la vostra soluzione multifunzione per illustrazioni, fumetti, manga e animazioni splendidi e pronti ad essere pubblicati. Per saperne di più, cliccate sui link. E a proposito, condivideremo le nostre storie su Instagram e se ci taggate nei profili seguenti. Ci ringrazieremmo. Bene? E finalmente daremo inizio al nostro webinar intitolato Creazione di personaggi manga in Clip Studio Paint con Federica Di Meo, l'artista che presenterà questo webinar. Classe 83, studia manga in Italia, a Tokyo e lo insegna dal 2008. Collabora da anni con Wacom, Clip Studio Paint e Copic e per Panini Comics realizza Somnia, 10 volumi, e ora lavora su due nuove serie per la Francia, Oneira e The Rabbids, Luminous Quest, rispettivamente per Kana e Glennon. Benvenuta e grazie mille, Federica. Grazie a tutti quanti voi, sia a chi ci sta seguendo e a chi ci vedrà poi in registrati. Quindi sono contenta che siate qua. Innanzitutto volevo dirvi appunto che, ecco, mostrerò lo schermo così potete vedere dove lavoro. Il webinar di oggi riguarderà principalmente come andare a creare un personaggio per il manga che sia coinvolgente e vedremo anche quali sono delle caratteristiche base per non sbagliarsi e non andare a pensare di creare un personaggio quando in realtà quello che poi si comunica è tutt'altro. Se avete domande, ovviamente sapete, vi è stato spiegato come farle e gli ultimi 15 minuti potrete chiedermi di tutto un po', sbizzarritevi, quindi mi raccomando. Allora, questa è l'immagine che avete visto durante la pubblicazione, la pubblicità del webinar. Andiamo subito nel dettaglio. Ecco qua. Ho preparato una piccola scheda perché voi possiate avere un po' dei punti di riferimento che troverete trattati durante questo incontro. Innanzitutto, il manga è fatto dai personaggi, quindi nonostante il fumetto abbia tantissimi stili diversi, quindi ci sono i comics americani, i fumetti italiani, la bande dessinée francese, i manga giapponesi, la storia e l'ambientazione è molto importante fondamentalmente per i fumetti occidentali. Nel manga giapponese generalmente è proprio il personaggio a farla da padrone e in base alle caratteristiche che hanno riescono a coinvolgere emotivamente il lettore. Quindi questa situazione di empatia è fondamentale.
e dobbiamo sapere come scatenarla, diciamo così. Allora, ovviamente dovremmo appunto decidere durante la storia quali azioni dovranno fare e anche cosa vogliamo far provare a chi ci sta leggendo. E tutto sarà molto divertente perché dovremo dare un obiettivo al nostro personaggio e mettergli noi stessi i bastoni tra le ruote. Quindi più difficoltà e più ostacoli si troverà il nostro personaggio di fronte, maggiore sarà poi la ricompensa finale quando otterrà quello che desidera. Allora, questo ci siamo. Ci sono vari metodi, qui vedete anche un sacco di liste che non è che non tratteremo tutte quante insieme, ovviamente, ma sarà solo per sapere che esistono. Qui però volevo porre un attimo l'attenzione su tre elementi che sono fondamentali quando iniziamo a creare caratterialmente un personaggio, perché comunque sia l'importante è partire dal carattere di queste figure. Per cui nel manga la fa da padrone l'esagerazione. Perché? Perché fondamentalmente il manga è fatto proprio di situazioni ai limiti dell'assurdo, se vogliamo. Per cui più un nostro personaggio si dimostra essere fuori dagli schemi, e più sarà interessante da leggere. Leggere di personaggi banali ci porterebbe magari ad abbandonare una storia che in realtà potrebbe essere molto interessante. E tante volte è bello vedere che una caratteristica, ad esempio, mettiamo parlando di City Hunter per dire, possiamo dire che è il più grande detective del mondo, però ha come, diciamo, altra caratteristica quella di essere un grandissimo donnaiolo. E non è che devono essere per forza in opposizione o in antitesi questi elementi, ma è bello arricchire il personaggio per non renderlo piatto. Noi dovremmo fare in modo di creare delle persone convincenti, con la loro storia, con un loro background, con un loro passato. È molto importante scrivere tutto quello che potete immaginare su di lui o su di lei, proprio per conoscerli noi per primi, noi autori per primi, in maniera da poterli disegnare e poi far muovere in maniera convincente. E, per esempio, un altro esempio invece derivato da film questa volta, Indiana Jones è il più grande archeologo della storia, ma è anche uno stimato professore universitario. E, per cui vedergli avere questa doppia vita è molto interessante per chi lo leggerà, chi lo vedrà sullo schermo. E poi il terzo elemento importante è quello dell'empatia. Quindi avere una caratteristica che ce lo faccia risultare simpatico, questa può essere una debolezza, come per esempio il fatto di non riuscire a fermarsi quando c'è qualcosa da mangiare, oppure il fatto di avere paura dei serpenti, come nel caso di Indiana Jones. E tutti questi piccoli dettagli rendono un personaggio a tutto tondo, gli danno proprio vita. Quindi mi raccomando, dateci dentro e scegliete quelle caratteristiche migliori per la vostra figura. Quando dovete andare a preparare dovete creare un personaggio, quello che c'è da fare è fondamentalmente creare un character sheet e una image board. La cosa più fondamentale, se vogliamo, all'inizio è il character sheet, cioè è un foglio in cui noi andremo a vedere il nostro personaggio in tutte le varie angolazioni, vedremo qual è la forma dei capelli, degli occhi, la sua corporatura, da che cosa deriva, e qui vedete delle parole strane tipo Jijinka, non vi spoilerò che cos'è, lo vedremo poi verso la fine del webinar. E potete anche combinare degli elementi che tra di loro normalmente non sono messi insieme. Ad esempio, potreste fare una ragazza drago. C'è un anime che in questo momento sta girando appunto su questo motivo. Oppure una bambola con delle ali da insetto, quindi una bambola vivente. Per cui sbizzarritevi, possiamo anche mischiare tante caratteristiche diverse tra di loro.
un po' come si fa anche per gli animali fantastici quando dovete idearne qualcuno. L'image color è importante quando ho creato il character sheet, quindi dopo aver scelto anche la corporatura, il numero delle teste che definisce il corpo stesso, dobbiamo capire che colori avrà il nostro personaggio. In questo caso, principalmente, l'importante è scegliere tra colori freddi e colori caldi. Ovviamente, se scegliete dei colori caldi, staremo parlando di un personaggio, non dico iracondo, ma molto vivace, allegro e pronto magari ad aiutare sempre gli altri. Altrimenti, organizzandoci e spostandoci su colori freddi, potremmo viceversa avere un personaggio più riflessivo. La image board è fatta per far vivere di più il personaggio, perché ogni volta che lo disegnerete, quindi diventerà sempre più vostro. Vi capiterà molto spesso all'inizio di creare il character sheet e poi di non riuscire a disegnarlo esattamente come l'avete fatto la prima volta, perché magari vi eravate basati su uno stile che non è il vostro. E quindi disegnarlo molto spesso, non solo nelle sue espressioni, ma da varie angolazioni e a figura intera, e disegnarlo mentre fa delle piccole azioni quotidiane, ve lo renderà più familiare. E questo vi assicuro che è molto comodo quando dovete fare magari un manga, per cui avete delle tavole in cui si vede il personaggio per la prima volta e il personaggio rischia di essere sempre un po' rigido. Quindi se avete tempo, fate prima qualche schizzo preparatorio per dargli vita. E questa lista, ecco qua, sto andando un po' veloce, ma era solamente per darvi un'idea di quello che vedremo poi nelle prossime schede. E la lista di alcune delle caratteristiche che i giapponesi danno ai personaggi. Riscontrare una tipologia, dargli un nome, che è una cosa tipica del Giappone. In realtà è molto utile perché una persona che non ha mai letto il vostro manga o non ha mai visto niente di vostro, andando a riconoscere quei tratti caratteriali e grafici, perché ad ogni carattere corrisponde poi un tratto caratteriale, diciamo che si troverà già quello che cerca. Oppure poi potrete ovviamente sorprenderli e mescolare dei tratti che ci sono qui. Per esempio, la tipologia tsundere è una ragazza o un ragazzo che sono all'esterno sempre un po' permalosi e arrabbiati, ma in realtà sono molto, molto dolci. Oppure, che ne so, la Dojiko, eccola qua. La Dojiko è una ragazza un po' imbranata, un po' come Usagi Bunny in Sailor Moon. Quindi, se volete approfondire l'argomento, potete cercare i personaggi dire. E veramente vi potrete divertire perché ce ne sono di tutti i gusti. Anche per esempio, la Canedera è un amante dei soldi, quindi c'è veramente tra cui molta scelta. Allora, ecco qua. Qui andiamo a vedere un attimo alcune caratteristiche tipiche dei personaggi. Quindi, voi potete scegliere tra capelli spessi o morbidi, a seconda che il carattere sia, diciamo, molto estremo, molto, molto spigoloso, molto vivo, oppure sia un carattere più riflessivo, un po' come Naruto e Sasuke appunto in Naruto, oppure scegliere dei capelli mossi se volete dare al vostro personaggio delle caratteristiche poco usuali. Il capello mosso in Giappone lo trovate con difficoltà perché loro generalmente hanno capelli lisci, però ovviamente la fantasia nipponica non ha confini, quindi sapete che ci sono personaggi di ogni tipo. Una cosa molto, molto interessante è collegata invece agli occhi, ecco qua, ho messo tre caratteristiche tipiche, il taglio dello tsurime, il tareme e il normalme o normal type. E con lo tsurime vedete che ci troviamo di fronte a degli occhi che tendono ad andare verso il basso, richiamano un po' l'espressione dell'ira o comunque della furbizia. Ma il fatto di avere un occhio che non è orizzontale, ma è
inclinato verso il basso, non ci preclude di disegnare, per esempio, occhi più femminili. Quindi sta a voi semplicemente scegliere il tipo di stile che volete utilizzare e renderlo più duro o meno duro a seconda del personaggio che volete ottenere. Una cosa molto importante è questa: non fermatevi alle caratteristiche uomo-donna, giocate con la corporatura, con l'altezza, potete disegnare personaggi più in carne oppure più magri, figure androgine, sta solamente alla vostra fantasia a scegliere dove porre il confine, diciamo così. Quindi, dopo aver visto questo tipo di taglio per personaggi un pochino più freddi e calcolatori, possiamo passare agli occhi Tare-me, che sono generalmente più inclinati verso il basso e quindi danno un'espressione un pochino più debole, è il contrario dello Tsuri. Il normal, come notate, può essere con tante forme diverse e si presta bene per personaggi che sono abbastanza tranquilli, nel senso che non sono super, super depressi o ipercasinisti, diciamo. Ve la potete giocare perché con gli occhi normalmente si possono mettere un po' tutte le espressioni che volete. Ecco qua, vi faccio solo vedere questa piccola immagine per ricordarvi che quando andrete a disegnare le forme del corpo e andrete a vestire i vostri personaggi, a seconda delle forme che sceglierete, potrete ottenere qualcosa di diverso. Ad esempio, un personaggio protagonista bello e affascinante tenderà, un ragazzo ad esempio, tenderà ad avere una forma a triangolo, quindi delle spalle molto larghe e una vita stretta. Oppure una ragazza che deve dare l'effetto di una principessina, magari, ha questa forma così a rombo con la vita molto stretta, la gonna magari ampia che va a generare volume e dare più dinamismo alla figura, perché più evitiamo di creare delle linee molto dritte e più sarà interessante vedere la figura nella sua realizzazione finale. E poi è molto importante far recitare i personaggi, quindi ognuno ha il suo modo di stare in piedi. Ognuno ha il suo modo di muoversi, ognuno reagisce alle situazioni in maniera diversa. Quindi quando disegnate, quando create il vostro personaggio, tutto questo ne dovete tenere conto e farlo muovere poi di conseguenza. Una cosa da ricordare è che generalmente quando trovate degli spigoli, sarà più facile che il personaggio sia tendenzialmente maschile o con dei tratti di carattere duri. Quando riuscite a creare delle forme un po' più morbide, più rotonde, l'impatto sarà più rassicurante. Anche nella silhouette, cioè nel vedere il personaggio solamente nella sua ombra nera. Ok? Quindi, poi segnatevi le domande che avete riguardo a questo. Ho messo un coniglietto non perché la silhouette di un personaggio debba essere quella di un coniglietto, ma perché potete utilizzare i tratti, gli elementi di un coniglio, di una nuvola, di qualsiasi altro oggetto per ispirarvi nella creazione dei personaggi. Poi andremo a vedere come, perché l'esempio che vi ho portato è proprio quello. Eccoci qua. Ok, qui vi ho voluto far vedere un esempio di character sheet per Onera. È quello che sto uno dei due manga che sto realizzando per la Francia. E in questa immagine potete vedere il passaggio tra la prima versione dei personaggi, quindi Aran e Bastion, alla versione, diciamo, 2.0. Quindi vedete che, per esempio, Aran è diventata molto meno morbida e molto più dura e decisa proprio per il suo carattere. Poi l'abito che vedete qua era stato scelto dallo sceneggiatore, mi era stato descritto nella sceneggiatura, mentre questo qui l'ho scelto io, e basandomi sempre su quello che lui aveva proposto inizialmente.
Quindi vedete, ad esempio, in questa immagine ho disegnato il corpo nudo, perché sarà sempre necessario avere un riferimento della forma del personaggio per renderla correttamente nelle immagini, con il vestito di riferimento, l'abito, la parte esteriore e alcuni piccoli dettagli, ad esempio l'elsa che tiene la cintura che tiene il fodero della spada, oppure ad esempio il retro dello zaino. E è molto utile tenere sempre aperti, qui nella sub view, poi vi spiegherò bene cos'è. Sempre è meglio tenere aperta la scheda dei personaggi quando disegnate, perché ci sono dei piccoli dettagli che possono sfuggire e poi il personaggio perde di stabilità e non è auspicabile. E poi l'ho dovuta disegnare anche da ragazza, da giovane, per cui ho dovuto tenere la forma degli occhi, quindi la forma degli occhi è la stessa, ma come vedete sono più ampli, il viso è meno alto, più infantile, e tutte quante le parti della corporatura sono state ridotte, ad esempio le spalle sono meno larghe, la vita e i fianchi sono più sottili, ha un corpo tardo adolescenziale, più o meno sui 20 anni. E lo schema di colore, come vedete, è molto particolare, perché a parte i capelli biondo cenere e gli occhi azzurri, lei tende solamente ad avere toni del grigio addosso, e questo è molto divertente, perché la rende sempre molto elegante in ogni contesto. E anche per Bastion è stata fatta la stessa cosa, quindi siamo passati da questo a lui da giovane, e adesso eccolo qui. Abbiamo utilizzato anche come riferimenti degli attori. Tante volte potete basarvi non solamente su immagini di fantasia, ma mescolare magari due tipi di attori diversi. Ad esempio, qua per il corpo ci siamo ispirati a Momoa, per ottenere qualcosa di particolare. E qui ci sono tutti quanti i dettagli delle armi e dei braccialetti. E adesso avevo intenzione di farvi vedere il lavoro che ho voluto preparare esclusivamente per voi, e si tratta della creazione di un character sheet di un personaggio da zero. E qua vedete l'immagine di una bussola e qui la descrizione del personaggio. Andiamo a vederla insieme per capire come ho poi lavorato. La ragazza in questione si chiama Erika, è molto bella, studiosa, intelligente, un umorismo molto spiccato, praticamente una donna modello, se possiamo dire. Sta in un'accademia di magia dove studia e ha raggiunto l'apice dell'accademia grazie a un grandissimo impegno, perché lei non ha nessun talento, tra virgolette, ma solamente uno studio estremamente devoto e appassionato. Quindi con molta fatica è riuscita ad arrivare in cima. E disegna sigilli, quindi sigilli magici che possono attivarsi durante le battaglie, e sogna di ottenere la conoscenza e di arrivare dove nessun altro è arrivato. Quindi qua ritroviamo quell'elemento quell'elemento che descriveva il personaggio più forte in qualcosa, quindi è una bravissima, probabilmente la più brava disegnatrice di sigilli al mondo, ha anche sete di conoscenza, vuole diventare un'avventuriera, però ha un punto debole. Il punto debole è quello del fatto di avere la sindrome dell'impostore. Quindi questa ragazza non crede in realtà in se stessa, e vede quello che ha raggiunto con fatica, come se avesse meno valore di quello che gli altri magari raggiungono facilmente. E per disegnarla, e la vedrete a breve, mi sono ispirata al personaggio Bokeh. Il Bokeh è un personaggio nel manga molto allegro, molto simpatico, che aiuta le persone che gli sono vicine. E non manca mai di fare qualche battuta.
In realtà però ha qualcosa di nascosto, quindi ha magari un passato un po' triste o anche tragico, che però non gli impedisce di vivere la vita con positività, quindi cerca di non far uscire questi problemi all'esterno, però il problema rimane sempre presente, quindi c'è qualcosa da affrontare, in questo caso la sindrome dell'impostore. Io ho chiamato Nisedere, quindi Nisedere non esiste, ma Nise vuol dire bugia in giapponese. Robson, spero che sia corretto. E, è stato divertente coniare un po' questo termine. L'ultimo che vedete qui è quello di Anè. Anè è la sorellona, proprio perché lei ha un carattere molto, diciamo, tendente ad aiutare il prossimo e a mettere gli altri prima di se stessa. E vediamo insomma che cosa è venuto fuori da tutta questa descrizione. Ecco qui, chiudiamo. Voilà. Allora, quello che è uscito fuori è stata lei. Eccola. Adesso capite il perché della bussola. Prima vi avevo parlato dei personaggi Jijinka, quindi di quelle figure che non volevo spoilerarvi, e adesso possiamo dire un po' che cosa sono. In Giappone, come ovviamente anche in altri posti, si è sviluppata tantissimo la consuetudine di utilizzare degli animali o degli oggetti o anche delle idee per renderle poi antropomorfe. Ad esempio, c'è un anime, un manga che si chiama Cell at Work, dove i personaggi sono un po' come in Esplorando il corpo umano, che c'era in Italia qualche anno fa, globuli rossi, globuli bianchi, anticorpi, e vivono quello che succede nel corpo come una vera e propria corsa alla sopravvivenza. Quindi ci sono anche malattie da affrontare, situazioni molto complicate. E il design tiene conto di questo, quindi ad esempio i globuli bianchi sono delle figure totalmente bianche, i globuli rossi sono rosse e così discorrendo. In questo caso, dato che dovevo pensare a qualcuno, a un personaggio che avesse voglia di trovare una sua direzione e trovare la conoscenza, ho deciso di prendere a riferimento come oggetto per disegnarla una bussola. E quindi l'ho un po' sintetizzata, non sono andata a mettere tutti quanti gli elementi tipici di questo oggetto, ma ho tenuto ad esempio la rosa di eventi, bella più semplificata, quindi non sono andata a mettere ad esempio le spine laterali, perché queste, una volta ridotto il personaggio, potevano creare dei problemi dal punto di vista grafico, perché troppe linee si vanno ad ammassare e rendono di difficile leggibilità la figura. Poi ho optato per un taglio normal type, normal me, perché vedete che i due angoli sono fondamentalmente posizionati sulla stessa linea, ma ho dato un po' di particolarità con questa forma romboidale che si ritrova anche nei lati e nelle sopracciglia, che richiamasse sempre quella della rosa di venti. Quindi quando iniziate a prendere un oggetto come riferimento, ne vedete le varie parti, le scomponete e poi le potete riutilizzare per creare il personaggio. E, quindi, dovendo essere una studiosa, diciamo una specie di alchimista, se vogliamo, e le ho messo un vestito comunque comodo, a parte il peso che porta qui sui fianchi, ma è un manga e quindi ci possiamo anche divertire un po' a mettere degli elementi che non sarebbero comodissimi dal punto di vista grafico, però esattamente come troviamo Gatsu con lo spadone dietro la schiena, possiamo disegnare delle sacche sui fianchi. E poi non è detto che ci siano cose pesanti, insomma. E, come vedete, c'è un altro elemento che ricorre oltre a quello della rosa dei venti, che è questo susseguirsi di linee dritte con sempre dei rombi alla fine. E non sono altro che queste. Quindi ho cercato di mettere
di mettere questi due elementi all'interno dell'immagine. E poi qualche altro piccolo dettaglio, ad esempio la scocca esterna della bussola, l'ho riutilizzata per disegnare la manica, ma anche per mettere questi elementi circolari che sono sia all'interno delle cinte che nel portaboccette. Vi ricordo che è molto importante, disegnando il character design del personaggio, character sheet, disegnare quei piccoli dettagli che vi troverete a avere nelle tavole. Ecco qua, era rimasta ancora la versione con le spunte. Andiamo a toglierla. Ecco qua. E, ad esempio, in questo caso le boccette per non cadere, ma per mostrare comunque il liquido in modo tale da dare un tono di colore, ho immaginato questa specie di laccio che passa da dietro e si chiude con un bottone automatico davanti, tenendole ferme dalla parte alta della bocchetta dell'ampolla. Come vedete, c'è differenza di peso. Cosa vuol dire peso? Quando andiamo a disegnare un personaggio, non dobbiamo necessariamente, anzi, non dobbiamo assolutamente riempirlo di dettagli in ogni punto, ma dobbiamo scegliere quale sarà il punto focale per noi e poi andare ad alleggerire le parti che non sono importanti. Se volessimo andare a vedere dove abbiamo messo la maggioranza dei dettagli, possiamo dire che il viso è molto semplice. Se notate, ci sono 1, 2, 3 ciocche, esattamente come il numero, qui non c'è. Ma qui sì, delle ciglia. Quindi sono dei dettagli che a me piace mettere sempre e richiamare nelle varie parti. E, abbiamo invece una parte più complessa qui nella mantellina, che è asimmetrica. Questo è molto importante nel manga, soprattutto essere leggermente asimmetrici quando si va a creare il costume può dare molto dinamismo alla figura. E poi qui abbiamo una parte di nuovo semplice, quindi lei ha un seno bello prosperoso, quindi non c'è bisogno di andare a mettere altri elementi di distrazione, ce ne sono già abbastanza. E poi di nuovo una parte molto complessa qui nella parte centrale del corpo, per poi avere una zona estremamente libera nel centro, di nuovo una piccola parte complessa e di nuovo una parte libera. Quindi una cosa importante, quando andate a disegnare la figura, cercate di bilanciare la quantità di dettagli. Tenete conto che se fate un'illustrazione, magari disegnerete la figura tutta per intero, però se state disegnando un manga, la zona più importante è comunque quella del mezzo busto, perché sarà quella insieme al primo piano che comparirà più spesso all'interno delle vignette. Quindi mi raccomando, fateci attenzione. E se volete che il vostro personaggio abbia un po' qualche lato nascosto, potete anche, ad esempio, scegliere una pettinatura asimmetrica, come in questo caso, che permette di disegnare in maniera molto chiara il personaggio quando vogliamo che sembri sicuro di sé, oppure ribaltare la figura al contrario e utilizzare il maggior numero di ciocche, e come vedete sono anche più scura, per farla parlare magari quando c'è qualcosa che non va. Ok? Quindi mi raccomando, avete tantissimi elementi che potete utilizzare e quindi sbizzarritevi. Ovviamente poi c'è da colorarlo. C'è da colorare il personaggio e quindi scegliere i colori non è sempre facile. Tante volte io mi sono trovata a dover disegnare, a colorare un personaggio e non sapere che colori mettere, perché avevo messo troppi elementi grafici all'interno e non avevo pensato alle zone che andavano chiare e a quelle che andavano scure. Dovesse cercare di fare un prelavoro in scala di grigi,
in modo tale che se il vostro personaggio viene retinato o anche a colori, non ci siano tutte zone chiare vicine l'una alle altre, ma ci siano alternanza di zone chiare e zone scure. Esattamente come prima vedevamo l'alternanza di zone complesse e zone più libere della figura. Andiamo a vedere i colori, eccoli qui che abbiamo scelto. Io ho scelto. Il personaggio sapevo che aveva i capelli rossi perché mi è stato detto che doveva averli così, però tutto il resto è stato un po' una piccola impresa. Quindi, quando dovete scegliere i colori del personaggio, la cosa più importante è quella che si vedrà più spesso e più grande, cioè i capelli. I capelli sono quelli che veramente danno un tono alla figura. Gli occhi sono già un dettaglio più secondario, quindi quello può non essere rivelatore, il colore può essere quello che volete voi. E, dopodiché, nel momento in cui avete scelto il tono e avete messo degli elementi di un colore che devono essere per forza quelli, come per me erano queste decorazioni dorate. E gli altri toni vengono di conseguenza. Se non avete familiarità con le combinazioni di colore, potete sempre, ad esempio, utilizzare in Clip Studio i color set. Ok? Ne trovate tantissimi. Quindi qui abbiamo, per esempio, le palette delle pelli o dei colori un pochino più sul blu. Per cui potete anche attingere a queste palette e creare il vostro personaggio. Qui ad esempio avete delle palette da 4. Io me ne dimentico sempre che le ho e me le faccio sempre da 0, ma sappiate che potete utilizzarle anche voi per creare la vostra figura. Quindi ovviamente non sono andata a mettere tantissimi dettagli. Ma l'importante era bilanciare zone più scure e zone più chiare, senza appesantire eccessivamente la figura che è già bella delineata. Allora, adesso io volevo farvi vedere quello che stavo disegnando. Ecco qua, abbiamo in realtà Erika nel subview. Stavo preparando una piccola illustrazione, eccola qua, con lei che ci saluta, eccola. E adesso avevo perso il colore della line art, ma lo ritroviamo subito, eccolo. E sto utilizzando, voilà, la Supreme, che è una matita molto, molto carina e ricorda un po' quella degli anime. A me piace colorare le illustrazioni e i character sheet tante volte con questo stile, un po' come l'illustrazione del personaggio che avete visto che pubblicizzava l'evento del webinar. E c'è una piccola particolarità, sto utilizzando un livello vettoriale e quindi mi posso divertire con la gomma vettor a cancellare le linee senza dovermi distruggere dentro e quindi tutto ciò che sborda lo possiamo cancellare tranquillamente. E come vedete ho preparato una bozza che ho denileato un pochino di più per non perdermi i dettagli principali e adesso devo andare a mettere il guanto che ha lei, essendo una disegnatrice, è basato su quello che si utilizza, che penso che anche molti di voi abbiano per disegnare al computer, ed è quindi il guanto tipico dell'illustratore digitale. Penso che molti di voi stiano annuendo con la testa in questo momento. Ok. Io adesso avevo intenzione di colorarlo facendo quello che si chiama in gergo un semplice cel shading, cioè una colorazione a tinte piatte, e per cui Osmond, possiamo anche fare le domande mentre sto colorando, per me non c'è problema.
Intanto io vado qui. Robson, scusa, io ho detto Robson, scusate, ero troppo concentrata a disegnare. Sto facendo il guanto, mi devo ricordare che questa manica finisce prima del gomito. E la cosa fondamentale è sempre ricordare la prospettiva, quindi il punto di vista è leggermente dal basso, per cui la curvatura che farà questa piega sarà questa. Ok. Quindi qui abbiamo una curvatura. Vedete, non mi sto preoccupando delle linee che sbordano perché le vado a cancellare in automatico. Disegno delle pieghe molto leggere. Quando state creando un personaggio, vedete che è già un pochino cambiata dalla prima immagine a questa. E con il vettoriale è molto semplice anche lavorare in un secondo momento le linee. Ad esempio, io seleziono le linee degli occhi che compongono gli occhi, le taglio e le incollo su un altro livello. Ok. E poi controllo che non ci siano rimaste linee, eccole qua. Andando a premere Ctrl o Command, se avete il Mac, potete selezionare le linee e il tracciato vettoriale della linea, tagliarlo e reincollarlo, eccolo qua, sul tracciato precedente. E perché vi faccio vedere questo? Perché noterete che nell'immagine di riferimento, lei ha gli occhi un pochino più grandi di quelli che ho disegnato qui. Allora, l'espressione è un po' particolare. Io volevo mostrare il lato un po', se vogliamo, anche ammiccante di Erika, e per cui ho scelto la posizione proprio per questo. Questo modo di mostrarsi tranquilla quando in realtà non lo è, e sta proprio bene con lei. Però mi sono resa conto che magari gli occhi non sono perfettamente grandi come dovrebbero, per cui ora che ho solamente il livello degli occhi, seleziono trascinando le linee e con la vector posso fare questo lavoro di deformazione dello sguardo o di tutti gli elementi che preferite. Passo poi all'altro occhio, ecco qua. E posso rialzare anche quello. Sto girando l'immagine. Praticamente, quando vedete utilizzate il Navigator, io lavoro tantissimo col flip horizontal, tant'è che l'ho messo come shortcut, quindi l'ho aggiunto alle shortcut di tastiera, per cui per me premere S equivale a girare la canvas, la tela. Cerco di allontanarmi anche dall'immagine perché se rimanessi troppo vicino non vedrei quello che non va. Ecco qui. Quindi è un'alternanza con un'alternanza di riduzione e spostamento della tela, sicuramente è più semplice lavorare. Ottenere qualcosa di comodo. Ecco, per esempio, quest'occhio è forse un pochino troppo inclinato rispetto a questo. Allora lo prendiamo e lo spostiamo. Abbassiamo un pochino anche l'iride della pupilla, perdon. Ecco qua. In modo tale che lo sguardo sia un po' più, questo c'è da disegnare, ovviamente lo disegniamo, sia un pochino più simmetrico, gli occhi dovrebbero essere abbastanza simmetrici. Poi riuniamo
con Magic Layer Below o la shortcut che preferite, i due livelli. Io ridisegnerò 50 volte il naso perché non so mai in che punto metterlo per farlo risaltare al meglio. Rende un pochino più visibile il fatto che lei abbia una grossa crocchia di capelli dietro la testa, cercando di non fare però delle linee troppo pesanti, perché quando stiamo inchiostrando i capelli, che sia in un manga o che sia per un'illustrazione di un character design, i capelli sono sottili, per cui non serve dargli questo grande peso durante l'inchiostrazione, anzi renderebbe anche difficile la lettura. Dovesse capitarci di pestare troppo con la linea vettoriale, possiamo sempre fare questa cosa molto simpatica, che è la scale down, quindi l'abbassamento della larghezza della linea vettoriale, e ci basta o cliccare o in questo caso andare con il lazzo, ecco, posso anche aumentare quanto diminuisca per volta il tratto, eccolo, vedete? E i capelli risultano più sottili. Quindi la cosa bella del vettoriale è proprio che potete riutilizzare lo stesso, disegnare la figura e poi cambiarne tutti quanti i dettagli ogni volta che volete, senza preoccuparvi. Allora, andiamo a terminare questa parte. Quando le linee non vengono parallele, come in questo caso, io vorrei avere la linea parallela qua, tac, prendo, copio e incollo e mi sposto più giù. Qui, in modo tale che non vada in tangenza in questo punto. Quindi sappiatelo, potete farlo, nessuno vi dirà, ah no, hai copiato la linea, quindi non va bene. Cercate di rispettare il character design, per cui se vedete, come in questo caso, che la linea sta andando fuori dall'incontro con il bottone, probabilmente dovremo spostare la linea iniziale che era venuta troppo larga. Ok. Se dovete fare un elemento che si ripete tante volte, come in questo caso la linea della decorazione, a parte che ci sono dei pennelli, clip, poi se volete magari ne parliamo, però tante volte basta disegnarlo una volta, bene, e non è questo il caso, ok, adesso è venuto meglio, metterlo alto quanto è necessario. Ok, anche senza andare a tagliare questa parte che spuntava, perché potrebbe servire. Ok, ho riaggiustato le linee. Adesso le copio tutte insieme, senza andare a prendere le altre. Faccio taglia e incollo. Vedete una cosa interessante, se quando tagliate fate taglia e incolla di linee e non di selezione, il programma incolla la particella direttamente sul livello attivo. Quindi questo è utile se state copiando come prima una linea da mettere più in basso. Se invece volete che si crei un vero e proprio livello, ne create uno da qui e poi incollate l'elemento. Adesso ho messo il primo elemento, Ctrl-C, Ctrl-V, vado e lo sposto, mettendolo alla distanza che mi serve.
Più che altro in questo caso è necessario fare questa operazione perché la figura, la parte del collo è proprio nel centro dell'immagine. Quando disegniamo un'illustrazione dobbiamo avere bene in mente dove cadrà l'occhio di chi ci osserva. Generalmente in questo caso il movimento che farà l'occhio dell'osservatore sarà partire dallo sguardo di Erika, scendere con la curva che finisce poi sul seno e risalire sulla spalla. Quindi avrà tutta questa fascia che verrà letta. E, come vedete, il colletto si trova in una delle prime parti che vengono viste dallo sguardo dello spettatore, per cui bisogna porci un pochino più di attenzione. Adesso lo copiate insieme e le duplico, ridimensionandole. Questo lavoro lo si fa anche con le linee raster, quindi non vettoriali, però sicuramente il risultato è molto, molto migliore nel caso delle vettoriali. Qui, per esempio, posso girare questa linea che era un pochino più piccola delle altre e la posso attaccare. Poi nelle ultime, quelle un po' più piccole, vi conviene direttamente disegnarle voi, perché per fare tutto il posizionamento delle linee avreste un pochino troppe cose da controllare. Come vedete, è ancora separato il livello della decorazione. Io semplicemente vado a tagliare con la gomma vettoriale che ho anche qui sulla punta della gomma. Adesso voi non vedete, però io sto utilizzando una Cintiq 16 Pro e quindi ho una Pro Pen 2. La Pro Pen 2 ha anche la gomma dal lato superiore della penna e per questo utilizzo la Vector, che è una delle gomme di default presente nel programma, ma come vedete con già il cambiamento della dimensione attivo, proprio perché quando il livello invece è un semplice livello raster, questa gomma Vector lavora esattamente come una gomma, come la Hard Eraser normale, e quindi uso solo questa. E quella più sottile me ne sono fatta una minuscola, vedete qua. Allora, finisco la spalla, quindi qui torniamo un attimo indietro per non perdere i dettagli, la mantellina qui, ok, io sono a disposizione per tutte le domande. Grazie Fede, grazie Sì, mille di sì. questa presentazione che è stata molto interessante. Io personalmente sono un grande fan di manga, è stato molto interessante vedere questo processo di creazione di illustrazione che non conoscevo. Grazie. E abbiamo un sacco di domande, Wow! spero sia risposta. Sono pronta. Sì. Sì. Allora, aspetta un attimo. Beh, abbiamo qua la prima domanda di Chiara Marzaturi. Ciao, vorrei sapere le differenze principali tra Clip Studio Paint e Photoshop. Grazie. Ok, allora io ho utilizzato per tantissimo tempo Photoshop perché, come avete visto nella biografia, ho iniziato a fare manga nel 2006 e Clip c'era già, ma non era ancora abbastanza conosciuto e in Italia non era ancora arrivato, tranne che per versioni molto, diciamo, tra virgolette, rudimentali. E quindi utilizzavamo tutti quanti Photoshop. Clip Studio ha tantissimi elementi che lo rendono unico nel suo genere. Voi avete visto la line art vettoriale, per esempio, però oltre ai color set abbiamo tutta una lista di, ad esempio, materiali 3D, draghi, facce, eccetera, che possiamo utilizzare per disegnare. Oppure abbiamo i retini che sono già impostati nel programma, quindi per chi fa manga è assolutamente imprescindibile.
e possiamo utilizzare, avere anche le kakiami. Molte di queste cose che vedete le ho scaricate dall'asset Clip Studio Paint. E altri due elementi molto molto utili sono la possibilità di fare delle vignette. Quindi se io ho questo rectangle frame che vedete qua, io disegno e lui mi genera una vignettatura. Se vado a prendere in automatico i livelli che avevo sotto, li prendo qui, li metto all'interno del set. E magicamente non sono più visibili, quindi l'immagine non c'è più fuori. Il colore della carta l'ho cambiato io, ho messo questo colore qua. E possiamo anche dividerli, ad esempio, tac, per cui vedete che è molto molto utile. E l'ultima cosa è una delle più belle in assoluto, sono le mie prospettiche, quindi io oltre a quelle simmetriche, poi vi divertirete a vedere nel programma, ma se vado a impostare un livello prospettico con le righe, scelgo il punto di fuga, posso anche aggiungerne un altro, volendo. Ok. Beh, facciamo così qua per Bene, a proposito me. di tutti questi attrezzi e risorse, quale Sì. Sì. sarebbe la tua preferita, il tuo preferito, il tuo attrezzo Ah, pennello io preferito? sono i regali prospettivi. Ah, le dici? Ah, per disegnare? Ok. Sì. Sì. Allora, quello che preferisco io in assoluto è per la matita la Supreme Pencil, che è quella che ho utilizzato qui per fare la line art. E la trovate se cercate nell'asset, si chiama esattamente così. Supreme Pencil, mentre per inchiostrare il pennello che utilizzo è questo. Lo faccio vedere un attimo. Come vedete è molto ruvido e ha un nome con dei kanji che poi se volete andrò a mettere, lo copierò all'interno del video quando sarà su YouTube. Quindi vi scriverò il nome comunque lo passerò ai ragazzi. E lo metteranno nella descrizione del video se volete. Ah, bello, bello, grazie. Prego, C'è un'altra prego. domanda da Rossella Gentile. Ok. Le chiede: il card di Arane è pieno di dettagli, ma allo stesso tempo facile da leggere. Hai qualche consiglio per gestire la quantità o modalità di utilizzo dei dettagli per avere un design intrigante senza esagerare? Ok, ottima domanda. Penso che riguardi più che altro la complessità del carattere del personaggio e il suo modo di essere. Quindi se voi vi trovate di fronte a un personaggio serio e che bada al sodo, non potrete disegnargli 50.000 dettagli addosso. Quindi le linee dovranno essere quelle necessarie per lui. Se invece il ragazzo o la ragazza o la persona che state disegnando estremamente allegra, solare e espansiva, può anche avere tantissimi dettagli. E poi bisogna anche fare attenzione ai team, cioè se voi avete più personaggi che andranno insieme, dovrete fare in modo che non siano uguali. Quindi, se avete due protagonisti, dovete disegnarli in maniera praticamente opposta. Quindi, se uno è molto semplice, l'altro sarà più decorato e via dicendo. Ok, e una domanda da Elena Chiesini. Lei chiede se sarà possibile ricevere i PDF mostrati nel webinar. Se volete farò un'immagine con tutte quante le indicazioni che vi ho dato, sì. Ok, e poi una domanda da Elisa Berretta. Scusa, dove si trovano i color set in Clip Studio Paint? Ne esistono di prefatti o sono palette che ci creiamo noi? Ok, allora. Quando avete, come vedete, il mio workspace è molto improntato, molto personalizzato. E, il color set normalmente lo trovate qui, dietro la color wheel. Quindi, quando vedete il pannello della color wheel all'inizio, guardate immediatamente dietro e trovate il color set. Quelli che sono di default sono questi, sono i primi. Vedete, ne ho scaricati tantissimi. Aiuto. Ecco, default color set.
oppure l'additional, bright, deck, e così vari. Però ad esempio ce ne sono di tantissimi, uno di quelli che io preferisco è questo qui, che è uno di questi dedicato ai Copic. Per esempio avete soltanto i Copic verdi, chi li ha ne riconosce i toni, vedete quali sono, e li dovete scaricare dall'asset. Se cercate color set troverete in automatico tantissime palette. Abbiamo un'altra domanda qua da Piping Gao. Lavorare su un livello vettoriale pesa di più? Ad esempio, il software diventa lento rispetto ad un livello non vettoriale? Allora, diventa lento solamente se state lavorando con un file di dimensioni estreme. Per cui io a volte ho un po' di difficoltà quando faccio manga se mi capita di utilizzare dei livelli a una risoluzione di 1200 dpi. Notate che la dimensione per lo schermo è di 72, mentre la dimensione per la stampa è di 300-600 dpi solitamente. Però solamente con tavole molto grandi, ma si tratta di poco ritardo. Solitamente puoi utilizzare entrambi i livelli senza nessun problema. Ovviamente dipende dal tuo computer, se hai un computer un po' vecchiotto, io vi consiglierei una RAM su intorno ai 16 giga per lavorare. Ok, c'è un'altra domanda da Serena Tonnelli. Puoi ripetere la funzione della subview? Allora, la subview è estremamente importante, è riferimento per disegnare i personaggi, per cui io posso ingrandire, ma posso anche, per esempio, pescare i colori dalla subview e utilizzarli nella mia illustrazione. E una cosa molto importante, la subview si può anche, per esempio, girare anche questa al contrario, per cui fate attenzione se la girate per sbaglio, perché poi potreste avere dei problemi. E ad esempio io la tengo concentrata sul viso quando devo disegnare il viso dei personaggi nelle varie vignette, e se magari ho fatto un profilo e lo ridisegno e lo giro dall'altra parte, oh, scusate, è nata una piccola giada, lo giro dall'altra parte per controllare che le dimensioni, la distanza tra il naso e l'orecchio sia giusta. E tante volte magari faccio anche uno screen di questa parte e poi la riallargo nel disegno. Adesso provo a farlo, per esempio. Ecco, adesso non so cosa vedete, penso che stiate vedendo soltanto la selezione. Incollo quello che ho selezionato, lo posso allargare, lo posso ruotare e mettere come voglio, e magari utilizzarlo come base per inchiostare una vignetta. Quindi avere il character sheet dei personaggi, ma soprattutto anche quello con le varie angolazioni dei visi diversi, vi può aiutare a fare un lavoro molto preciso quando fate le tavole. Ok, un'altra domanda qua. Una domanda da José Docho de Lera. Lui, beh, domanda in inglese, ma probabilmente capisce italiano. Lui ti chiede quali sono le tue più importanti influenze artistiche. Oh, ok. Allora, io ho iniziato a leggere manga con Ranma della Takahashi. E mi ha influenzato veramente tantissimo la character design di quell'anime, dell'anime, quindi Atsuko Nakajima. E lei è stata veramente il mio punto di riferimento. E poi ho letto tantissimo e continuo tuttora a leggere molto. In questo periodo un manga che sto studiando molto sia per fare le vignette che per disegnare è Spy x Family e l'Atelier del Cappello del Mago di Una Atelier of Mechette. Sì. curiosità, tu leggi manga in italiano, inglese o in giapponese?
Purtroppo non in giapponese, però in inglese e in inglese e in italiano sì. Cerco di documentarmi sempre perché poi se aspettiamo, se rimaniamo fissi e fermi su quello che facciamo in questo momento, rischiamo di non piacere più a chi ci leggerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi va bene, ovviamente non bisogna snaturarsi. Quindi non bisogna cambiare il proprio modo di essere, ma dare un'occhiata a quello che va è sicuramente importante. Ok, c'è una domanda da Afonso qua che lui dice che ha da molto tempo, non essendo pratico del digitale, e la sua domanda è: cos'è una linea vettoriale? Lui non può Allora, una sapere. linea Cioè, vettoriale. cosa differisce da una linea normale? È fatta con un accessorio digitale, differente da un penno o una matita normale? Allora, nei programmi che non sono Clip Studio, la linea vettoriale viene fatta con uno strumento apposito, che è normalmente una linea molto fredda. Invece la particolare di Clip è che io posso avere come linea vettoriale una matita, ed è vettoriale perché è un insieme di punti. Ti faccio vedere. Voilà. Allora, andiamo qui. Per esempio, se io premo Simplify, Control Point, eccoli qua, vedete i punti e io posso spostare i punti e cambiarne l'angolazione. Quindi queste sono cose che posso fare solamente su un tratto vettoriale. Per cui il tratto non è lo strumento che sto utilizzando, anche se quello che vedo io è lo strumento, ma è un insieme di punti trattato come lo strumento. Per cui una cosa carina è questa. Se io vado in Operation e clicco sulla linea che ho appena tracciato, posso cambiarla nella sua forma. Ecco qua, vado su Brush Shape e vado a dargli per esempio la forma di un pennello inchiostrato. Ecco qua, posso anche ingrandirlo. Guardate, quindi è estremamente versatile, ve lo assicuro. Però per quanto riguarda invece la lavorazione, non c'è praticamente differenza. Lavorare su un livello raster, cioè su un livello fatto con una matita che io cancello e basta, è praticamente la stessa cosa. E a proposito di strumenti, di attrezzi, tu utilizzi oggetti 3D di Clip Studio Paint nelle tue creazioni? Ah, sì, li uso parecchio, come ispirazione o per controllare che magari ci sia qualcosa che va o che non va. Ad esempio, quando ho disegnato il character design di Erika, ho creato un manichino, che avesse delle proporzioni del corpo giuste per lei. Eccola qui, ve lo faccio vedere. Avevo sbagliato il file, perdonatemi. Quindi questo era il livello e questo è il manichino 3D sotto. Ve lo rendo un pochino più visibile e abbasso la visibilità del livello. Quindi è molto comoda perché io ho salvata la forma del suo corpo, una volta che dovrò ridisegnarla e dovrò essere sicura di non sbagliare con le varie larghezze, poi ovviamente non andiamo esattamente a usarlo in maniera bellissima, però possiamo anche spostare le parti e trovare come disegnare delle posizioni estremamente complicate. Quindi ve lo assicuro, è molto molto utile. E ci sono anche, ad esempio, dei materiali 3D che riguardano gli sfondi. Questi li uso leggermente di meno, ma sono comunque molto utili. Adesso non li apro perché magari con la diretta potrebbe rallentare un po' il tutto. Però se ho una locanda e devo girare tra le varie stanze, posso metterla all'interno del programma e girarla nelle varie angolazioni che mi servono. Quindi sì, assolutamente. Beh, per motivi di tempo non potremo rispondere a tutte le domande, ma ti confesso, Fede, che questo è stato il webinar in italiano che ho partecipato, nel quale ho ricevuto il numero più grande di domande.
Vi ringrazio ragazzi, tutti quanti, Grazie a Michela, tutti, Sara, davvero. Alessia, scusa, non ci sarà più tempo per rispondere a tutte le domande, ma siete stati molto carini. Ma vorrei farti un'ultima domanda, era per chiudere l'evento, diciamo. Questa domanda è: che consiglio potresti dare a chi sta iniziando o pensando a lavorare con l'illustrazione manga? Allora, i consigli fondamentali sono due. È quello di avere tantissima pazienza, perché dovrete disegnare molto e dovrete anche trovarvi di fronte ai vostri errori. E non sarà facile guardarli e andare avanti, però tenetevi sempre vicini i disegni che facevate qualche mese fa, qualche settimana fa, perché vedete sicuramente dei miglioramenti se disegnate ogni giorno. E l'altra cosa è quella di non paragonarvi agli altri. E noi viviamo purtroppo in un periodo storico in cui i like sui social sono più importanti della qualità stessa di quello che si disegna. Tante volte uno schizzo a matita riceve molti più mi piace di una cosa super elaborata. Però alla fine quello che rimarrà, si spera, negli anni a venire è quello che abbiamo prodotto. Quindi lavorate col vostro ritmo, non vi preoccupate e abbiate anche un po' di faccia tosta nel presentarvi agli editori o alle varie fiere, perché è così che si creano i rapporti. È molto più frequente incontrare qualcuno e stringere un rapporto di persona che non per forza online. Va bene, grazie mille. Io vorrei ringraziare ancora una volta alla nostra artista Federica Di Meo per aver presentato questo webinar molto interessante. Ringrazio anche a Mario per aiutare dietro le quinte. E grazie ancora a tutti quanti per le domande, a tutti quanti che si sono iscritti. È stato stupendo e sono sicuro che abbiamo imparato un sacco. Vi aspettiamo nei prossimi eventi. E vi prego, raga, di seguire Graphixly, Clip Studio Paint e Wacom nei social se volete sapere più sul lavoro e la carriera di Federica. Voi potete anche seguirla sui social. Ok? Grazie mille e buona serata a tutti.